Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti all'anteprima della puntata numero 89 di You Leader. Buongiorno e grazie, grazie a tutti di essere qui anche oggi a iniziare questo scorcio di giornata insieme a questa community. Grazie a voi per essere così abbondanti nei commenti anche in privato. Buongiorno, il dito più rapido di oggi, Giusy da Marsala. Buongiorno Giusy, buongiorno a te. Ciao Paolo, buongiorno da Roma. Buongiorno Wanda da Mesagne. Barbara, ciao live da Pordenone. Buongiorno a te Tiziana. E Tiziana, buongiorno dalla bellissima Livorno. Leonardo, live da Valmontone. Buongiorno a te Leonardo. Buongiorno Silvia. Alfredo, buondì da Taranto. Buongiorno Romina, buongiorno Iptissam, buongiorno Andreina da Roma. Ermelinda, live da Caltanissetta. Emanuela, buongiorno da Vicenza. Tiziana, per l'appunto da Livorno. Ilaria, buongiorno da Brindisi. Sì. Norma, buongiorno da Perugia. Monique, buongiorno. Silvia da Parma. Giulia, live da Arzignano. Wanda che tagga le persone del suo cerchio, un'altra Wanda. Flavia, buongiorno. Morena, buongiorno a te, live da Valdagno. Benvenuti, come dicevamo, la puntata numero 89. Ci avviciniamo a grandi falcate alla puntata numero 100, quella che rappresenterà una sorta di svolta. Come hanno fatto già i nostri amici, vi invito a scrivermi nei commenti se state guardando in diretta questa live e da dove la state guardando. È molto importante che voi andiate a indicare la città, la regione o la nazione da cui mi state seguendo. Se lo state vedendo in diretta scriverete live, se mi state vedendo in registrata scriverete invece replay. Buongiorno da Arzignano per Sandra, Cristina da Livorno. Io sto aspettando di essere chiamata per un intervento, se abbandono scusami, in bocca al lupo qualunque cosa sia, per carità, assolutamente, sei liberissima di vedere ovviamente anche in registrata, ma soprattutto concentrati su ciò che è più importante. Mancava da un po' Cristina. Cinzia, buongiorno, live dalla provincia di Varese. Dunque, io direi di entrare nel vivo di una puntata che sarà molto particolare. Dunque, se avete carta e penna portata di mano, se avete voglia di condividere tutto questo, direi di iniziare. Per condividere è sufficiente premere il pulsantino condividi che vedete qui sotto, che darà modo alle persone del vostro team di ragionare insieme a noi sulla giusta mentalità che bisogna avere per spaccare, per far parte del 2% che ce la fa. Se siete pronti, se siete pronte, io direi di lanciare la sigletta di pochi secondi e poi entrare nel vivo. Dunque, puntata numero 89. Anche oggi, oltre a questa canonica presenza su Facebook, siamo presenti su Clubhouse, siamo in plurale maiestatis. Clubhouse è la nuova piattaforma social che stiamo promuovendo in questi giorni. C'è ancora poca gente relativamente in proporzione e soprattutto alle puntate mattutine di You Leader c'è praticamente pochissimi pionieri a volte, ma è da lì che si parte. Un po' per volta scoprirete la comodità di Clubhouse per seguire i vostri contenuti solo con l'audio, senza stare davanti a un display. Potete scaricare Clubhouse se avete un iPhone, a breve sarà disponibile anche per chi ha i mobile e i telefoni Android. Prima di entrare nel vivo vediamo qualche altro saluto. Elena da Cairo, Montenotte, Nadia, buongiorno, Monica, ciao da Roveredo in Piano, Nancy, buongiorno dalla Sicilia, buongiorno, Anae, buongiorno da Giorgia, Cairo, Montenotte, good morning da Aviano, live per Crizia. Dunque, titolo di oggi, non è mai troppo, non è mai troppo, però oggi voglio presentarvi tre frasi su cui riflettere, che contengono la parola troppo, perché questo troppo
volte viene usato troppo male. Siamo abituati a condire le nostre frasi di troppo, a dare connotazione a questa parola parlando di abbondanza, ma appiccicandola a concetti sbagliati. Per cui oggi cosa faremo? Parleremo del troppo e scopriremo che va bene dire troppo, ma non è mai troppo, perché dovremmo imparare in realtà a utilizzare il concetto di abbondanza e di troppo in una maniera leggermente diversa da come facciamo adesso. Prima di iniziare vi chiedo: com'è stata la giornata di ieri? Questa è una sorta di resoconto mattutino. Pensate alla giornata di ieri, a questo mercoledì che ci siamo lasciati alle spalle. Com'è stata? È stata una giornata up oppure è stata una giornata down? Che cosa dice il saliscendi emozionale delle vostre emozioni quotate nella vostra personalissima borsa della vita? Ieri è stata up oppure è stata down? Scrivetelo nei commenti, almeno sappiamo come partire, come indirizzare il nostro discorso. Buongiorno da Spezzano per Giovanna. Sheila, buongiorno, saluto qui e vado su Clubhouse. Benissimo, sei una pioniera, sapete che io amo moltissimo chi ha spirito pionieristico. Ciao Mara, buongiorno Jenny, buongiorno Eleonora, Crizia, Mario, stamattina ti ascolterà anche Laura, una persona che ha bisogno delle tue perle per avere più stima di sé e fiducia nel futuro. So che questo è il posto giusto. Va bene, buongiorno Laura, benvenuta Laura. Allora, la giornata di Tiziana ieri è stata up. Eleonora tagga le persone del suo cerchio. Monica, super up. La giornata è stata super up. La vostra, com'è stata ieri? Com'è stata? È stata una giornata su quale livello emozionale? Crizia, up, 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 dice Paola. Giusy, giornata up, veramente gratificante, up. Sono felicissimo quando leggo queste due letterine. Up, up per Monica, up per Barbara, up per Eleonora, up per Leonardo. Noemi dice up, buongiorno live da Gran Canaria per Simona. Buongiorno, sempre più up, up, decisamente up, up, decisamente up. Buongiorno Mario da Sonia, da Porcia, up. Buongiorno a todos, dice Lalla, live da Formigine, ieri giornata up. Elisabetta, ieri è stata una giornata down ed è una buona notizia perché può soltanto andare meglio, ma siamo qui perché dobbiamo sviluppare l'atteggiamento, il mindset giusto, perché senza il giusto atteggiamento non si riesce a far parte del 2% che ce la fa, destinato a essere libero per poter essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, che è il nostro mantra. Dunque, prima frase del giorno, come sapete, ogni giorno vi presento tre frasi in inglese. Piazzerò qui la frase, dovrete aiutarmi nella traduzione di questa frase, poi andremo ad argomentare. Non è mai troppo. Prima frase di oggi. We run too much. Instead, we need slow food and slow living. Cosa potrà mai significare? We run too much, instead we need slow food and slow living. Intanto vediamo Ilaria, la giornata di ieri per Ilaria è stata up, ormai ogni giorno è così. Norma up, Federica appissima e buongiorno live da Crispiano. E Lalla che tagga Jenny, buongiorno Micaela live da Vasto. We run too much, instead we need slow food and slow living. Questi ultimi due concetti vanno un po' approfonditi, ma we run too much, instead we need slow food and slow living. E questo è uno degli esempi in cui la parola troppo la utilizziamo. Giornata bomba super up per Andreina ieri, sono veramente veramente felice perché iniziare la giornata magari con you leader potrà servire, potrà non servire, ma sicuramente servirà il giorno dopo, quando vi porterò a pensare, ma ieri, ma che giornata è stata? Perché non basta dire che è stata una giornata up, dovremmo concentrarci su come ci sentiamo quando la giornata è stata meravigliosa, quindi è questo quello che dovremmo capitalizzare. Dunque, la traduzione di Giada, vediamo
corriamo troppo, ma vogliamo mangiare piano e vivere piano. Avrò detto una cazzola. Ti sei avvicinato al concetto. We run too much, instead we need slow food and slow living. Elisabetta, corriamo troppo, invece abbiamo bisogno di camminare piano e vivere piano. Non è esattamente camminare piano, ci stiamo avvicinando, we run too much, instead we need slow food and slow living. Lo so che il concetto di slow food, se non esiste, esiste perché c'era anni fa una, o forse ancora c'è una, associazione nella mia città che si chiamava proprio Slow Food. Quindi slow food e slow living sono concetti difficilmente acchiappabili. Monique dice: corriamo troppo, invece abbiamo bisogno di mangiare piano e vivere piano. Esatto, corriamo troppo, ma abbiamo bisogno di mangiare lentamente e vivere più rilassati. Il concetto è quello: corriamo troppo, laddove questo troppo non è un privilegio, non è una cosa di cui vantarsi. Corriamo troppo, invece avremmo bisogno di slow food, è rimasto tradotto così, e slow living, è rimasto tradotto così. Anche per questa ragione diventa difficoltoso riuscire a far funzionare il network marketing, perché ti insegnano, ti insegniamo a proiettarti in maniera ossessiva nelle azioni che devi fare. Ti consigliamo di fare un'abbondanza di azioni, di essere ossessionato positivamente, e spesso si interpreta male questo concetto perché, lasciandosi prendere la mano, pensando che la frenesia sterile porti matematicamente ai risultati, ci accorgiamo di correre troppo, e questo correre troppo sapete a cosa porta? A stancarsi. Se tu corri come fanno i bambini quando corrono disperatamente, quando si rincorrono, avete presente quando si va alle festicciole, quando si andava, quando si tornerà alle festicciole, ci sono degli spazi aperti e tu lasci un bambino allo stato brado tra virgolette, inizia a correre come se non ci fosse un domani, poi si ferma tutto accaldato, tutto affiatato, tutto con il fiatone, e appunto si ferma sotto la gonna della mamma, perché i bambini non sanno controllarsi, perché corrono troppo e invece potrebbero divertirsi molto di più questi bambini se controllassero la loro corsa. Nessuno gli dice di non correre, ma gli chiediamo, gli chiederemmo di farlo con giudizio, perché invece di correre 5 minuti a perdi fiato potrebbero correre 10, 15, un'ora gestendo le proprie energie. E questo è un grandissimo errore in cui incappano le persone. E non diamo un nome a questa difficoltà, perché molte delle persone che entrano nei vostri team, che poi mollano, partono e accendono le loro polveri in un istante, la famosa furia francese ritirata spagnola, accade perché le persone corrono troppo. Invece abbiamo bisogno di slow food, di nutrirci lentamente ma costantemente. Dovremmo vivere pensando a ciò che sogniamo, a ciò che desideriamo, a ciò che stiamo facendo, e dovremmo goderci i risultati che cammin facendo facciamo. Invece cosa accade? Le persone corrono troppo, ottengono risultati nel network marketing, ottengono spillette, ottengono i primi guadagni e corrono, non si fermano ad assaporare anche la felicità di aver avuto una richiesta di informazioni, per noi che lavoriamo sui social, la felicità di assaporare quel primo cliente fatto con una strategia pazzesca, la nostra. Invece corriamo troppo, un cliente non ci basta, ci fa sentire inadeguati perché gli altri ne hanno di più, allora corriamo, corriamo e non ci nutriamo invece di quel pizzico di autostima che ognuno di noi dovrebbe fare. Hai aperto un codice in questa industria? Complimentati,
celebra te stesso, perché hai deciso di prendere il cuore e di buttarlo oltre l'ostacolo. Non correre troppo, dando poco valore a ciò che fai e soprattutto a ciò che ottieni. È come quando affamato ti siedi davanti ad una tavola imbandita e mangi tutto ciò che c'è. Avete presente quando si va ai matrimoni che gli sposi arrivano alle 2, 2:30, alle 3 dopo il servizio fotografico e tutti i parenti sono lì affamati che non vedono l'ora che si apra il buffet? Che cosa accade quando si apre il buffet? Si fiondano tutti sul buffet e iniziano a mischiare pietanze di mare, pietanze di terra, tu mangi come se non ci fosse domani, non serve a nulla a dirti guarda che è solo l'antipasto, perché poi ci sono i primi, e tu invece mangi perché hai fame, ti ingozzi e non capisci nulla, non assapori nulla di ciò che mangi. Persino quando metti pomodoro e mozzarella all'interno di un panino, tiri un morso e dici avevo proprio fame, invece ti stai perdendo proprio la cosa più importante, assaporare ogni singolo ingrediente, perché da solo il pomodoro ha un sapore, la mozzarella da sola ha un sapore, messi insieme hanno un altro sapore, e siamo abituati invece a glissare, ad andare a correre troppo. Abbiamo bisogno di slow food anche nelle emozioni, perché Elisabetta scriveva: ieri è stata una giornata down, assaporalo quello stato d'animo, digeriscilo, sentilo, fallo entrare, metabolizzalo, perché te lo devi ricordare bene, lo stato d'animo che hai avuto ieri, perché altrimenti oggi non metterai in campo tutta la determinazione che serve per non avere più quello stato d'animo. Assaporiamo ogni singolo aspetto emozionale delle nostre giornate, nel bene e nel male. È un concetto fondamentale, assolutamente, perché dobbiamo veramente godercela questa vita fino in fondo. Queste le vostre traduzioni, corriamo troppo ma abbiamo bisogno di mangiare lentamente, vivere rilassati. Ciao Anna Maria, godiamoci ogni momento, dice Jenny. Esatto Ilaria, esatto, giusto Micaela, corriamo troppo, rallentare, dobbiamo rallentare, non vuol dire smettere di perseguire l'obiettivo, eh? Ciao Valentina, Francesca dalla Norvegia. Agire bene pensando, agire per il domani. Buongiorno, buongiorno. Attenzione a non scambiare il pensare con il razionalizzare troppo, perché laddove razionalizzi ti fermi. In questa attività, se ti fermi a ragionare, stai ragionando e non stai facendo azioni. Non siate razionali, siate ragionevoli, che è una cosa ben diversa. Buongiorno a Maria da Catania. Quindi, attenzione, ricordatelo sempre, nel bene e nel male, assaporate ciò che sentite, perché se state male ora, digeritelo, sentitelo, è così che non volete sentirvi mai più. Ma se voi lo vivete troppo velocemente, anche la sensazione di frustrazione o di tristezza, se ve la fate scivolare troppo addosso, ricadrete un'altra volta in futuro. È questo che rende la persona desiderosa di non stare più male. Sentire, goderti fino in fondo, quando sei nella cacca. Come ti senti quando le cose non vanno per il verso giusto? Bene, devi fare di tutto, perché non devi fare in modo di sentirti più così, o meglio ancora, non devi permettere che magari i tuoi figli si sentano anche una sola frazione di secondo così, come ti sei sentito tu. Per cui, ricordatevelo, slow food and slow living vi aiuterà moltissimo nel godere delle meraviglie della vita, che sono tanto buone quanto cattive, sono una benedizione entrambe, perché ti permettono di prendere le misure, perché se va male è così che non deve andare, e devi sapere come si sta quando sei con le spalle al muro. Ecco perché, nonostante ciò che diciamo, in questa industria funziona chi ha avuto un punto di dolore notevole, chi non vuole tornare più indietro. Norma, abbiamo bisogno di giornate down per arrivare all'obiettivo. Certo, se riusciamo a ridurre le giornate down, tanto di guadagnato, ma quando accadono è bene godersele davvero fino in fondo. Passiamo alla seconda frase di oggi, in cui è contenuto anche qui è contenuto il termine troppo. We complain too much, but struggle too little. Vediamo oggi. Questa potrebbe sembrare semplice e sufficiente
andare a cercare cosa significa complain e struggle nel vostro vocabolario scolastico. Difficile che complain e struggle ce l'abbiano insegnati a scuola. We complain too much but struggle too little. Che cosa potrà mai significare? Nel frattempo vi ricordo che il 10 aprile 2021 è una data che non dovreste lasciarvi sfuggire, che non dovreste non attenzionare. A breve vi metterò anche il link per entrare in una chat WhatsApp in cui al momento non sta accadendo nulla, ma che conterrà tutti coloro che in anteprima sapranno cosa accadrà il 10 aprile 2021. We complain too much, but struggle too little. Dunque, Ilaria dice, ci lamentiamo troppo, ma combattiamo anche poco. Cristina, ci lamentiamo troppo, ma agiamo poco. Monique, ci lamentiamo troppo, ma lottiamo troppo poco. Ancora qualche altro secondo per qualche altra traduzione. Questo bellissimo brano in sottofondo si chiama Rise. Ci lamentiamo troppo, dice Monique. We complain too much, but struggle too little. Norma, ci lamentiamo troppo, ma... perché but significa ma... Buongiorno Rox. We complain too much, but struggle too little. Intanto un saluto a quel manipolo di eroi su Clubhouse che stanno seguendo in audio. A loro chiedo come sempre un feedback per sentire, ma è meglio su Facebook? Meglio seguire YouLeader su Facebook oppure va bene anche l'esperienza sensoriale in audio? Ancora qualche istante, we complain too much but struggle too little. Vediamo qualche altra traduzione per provare ad anticipare quella che vi mostrerò. Valentina dice, ci lamentiamo troppo ma lottiamo troppo poco. Norma aggiunge, ma lottiamo poco. E in effetti la traduzione è questa. Ci lamentiamo troppo, virgola, perché prima del ma, insegnava la maestra a scuola elementare, ci va sempre bene una virgola. Ci lamentiamo troppo, ma lottiamo troppo poco. Lo vedete come la parola troppo appiccicata al concetto cambia di essenza? Ci lamentiamo troppo. We complain too much. Ci lamentiamo troppo tutti. Siamo tutti disposti a lamentarci perché le cose non cambiano? Ma che cosa facciamo per avviare il nostro cambiamento? Che cosa facciamo per contribuire al cambiamento? Dovrei citarvi banalmente la frase di Gandhi che dice «Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, va bene, lo sappiamo, ma fa bene ripeterlo, perché le persone si lamentano troppo, i networkers si lamentano troppo, ma lottano troppo poco, e coloro che si lamentano sono destinati, potrei mettervi la firma nero su bianco, il 99% di coloro che si lamentano più volte sono destinati a mollare, a non far parte del 2%, perché se tu sei sintonizzato sul tuo obiettivo, sulla strada che stai percorrendo per far parte del 2%, non hai neanche il tempo di lamentarti, nonostante tu viva slow food, perché lentamente ti assapori e digerisci, nonostante tu sia slow living, perché ti godi ogni singolo istante di questa vita meravigliosa, se sei concentrato sul tuo obiettivo non ti lamenterai. Invece le persone si lamentano troppo, ma lottano troppo poco. Ed è per questo che probabilmente cedono il passo al negativo e alla lamentela. Nadia tagga le persone. Questo è vero, dice Ilaria, stiamo sempre a lamentarci, ma in realtà cosa facciamo per farla cambiare, per far cambiare le cose? Ilaria, io ero una di quelle che si lamentava sempre, ma adesso non mi lamento più, agisco e lotto. Dovrei chiederlo, davvero. Ieri, voi che avete scritto che è stata una giornata up, avete realmente lottato per i vostri obiettivi? Oppure è stata una giornata up perché avete
raccolto un beneficio della giornata precedente. Guardate che un giorno senza lottare, perché questa, se non l'avete capito, è una guerra. È una guerra per andarsi a prendere la felicità il prima possibile, in un mondo infausto, in cui i secondi, le ore ti scivolano via e potrebbero essere le ultime, paradossalmente. Voi che avete scritto che ieri è stata una giornata up, lo avete scritto perché siete felici di aver lottato o perché avete raccolto i frutti della lotta della giornata precedente? Perché se siete felici per le conseguenze della giornata precedente, avete perso un giorno. Dovremmo e dovreste lottare ogni santissimo giorno per raggiungere ciò in cui credete, per realizzare un po' per volta, assaporando la vita, il vostro obiettivo. E invece è un'industria piena di persone che si lamentano. E ogni leader, per costruire il suo impero, deve fare i conti con persone che si lamentano, persone a cui non va bene nulla, persone che pensano di avere tra le mani il segreto, la verità assoluta, però si lamentano. Persone che arrivano con l'intenzione di spaccare, arrivano con una prosopopea incredibile in questa industria, dicendoti: io sono bravissimo perché ho un'esperienza nel campo del commercio, venderei il ghiaccio agli eschimesi, e poi dopo due giorni si lamentano perché scoprono che non ti serve essere bravo, non ti serve essere intelligente, non ti serve quasi neanche saper parlare bene, ma ti serve soltanto avere un sogno, un desiderio bruciante. E infatti si lamentano, perché non hanno capito che il talento, la skill principale in questa attività è volere, fortissimamente volere ciò che meriti. Andarti a prendere ciò che non ti hanno concesso nella vita, ne parlavamo ieri. Quindi ci lamentiamo troppo, ma lottiamo troppo poco. E mi piacerebbe che ognuno facesse una sorta di analisi interiore. Ieri mi sono lamentato con me stesso o con gli altri per qualcosa che non andava? Bene, quanto ho lottato per evitare che accadesse questa cosa che mi ha infastidito? Ci lamentiamo troppo, ma lottiamo troppo poco. Norma: io perché ho lottato per farmi un cliente non è andata a buon fine, ma sono contenta lo stesso. Sì, è una lotta, creare le condizioni per generare un cliente non può essere intesa come una lotta, ma è un fondamentale, una skill, una competenza che pian pianino si andrà a perfezionare, così come la tua sensibilità. Noemi dice: mi sono spesso buttata giù di murale da sola, così mi sono chiesta perché al posto di vedere il bicchiere mezzo vuoto non cominciavo a vederlo mezzo pieno, ed è da quel giorno che ho deciso di iniziare la mia lotta contro le giornate down. Esatto, non solo, quando il bicchiere è mezzo vuoto, in realtà l'altra parte non è vuota, è piena di aria, e l'aria paradossalmente è più importante di quell'acqua che c'è sotto. Impariamo a dare veramente un valore all'esistenza comunque vada, e impariamo a vedere ciò che di buono la vita e l'esistenza ci presenta. Allora impareremo a non lamentarci, e impariamo anche a focalizzarci su quelle cose cattive che magari abbiamo superato. Aver superato un momento difficile ci dovrebbe rendere felici a prescindere per sempre. Quindi smettiamo, smettete di lamentarvi, perché non sareste pronti a far parte del 2% che ce la farà, che sarà con noi dove? Dove saranno coloro che diventeranno liberi grazie a questa attività? Con me a Dubai, a bordo piscina, con il nostro miglior nemico, che si presenta col vassoio con sopra il cocktail. E dico miglior nemico perché il peggior nemico di te stesso sei tu. A Dubai, dice Sonia. Tutti a Dubai, a bordo piscina. Benissimo, passiamo alla terza: a bere un drink a Dubai. Da chi è portato il drink? Dal nostro miglior nemico, perché tutti coloro che ti circondano, che non condividono ciò che fai, devi ringraziarli, sono i tuoi nemici migliori, sono coloro che ti criticheranno e che magari poi ti faranno gli applausi, ma sono coloro che tu dovrai ringraziare, perché nel criticarti si manifestano, e se si manifestano e tu butti un occhio sulla loro esistenza, vedrai tra un po' che loro sono fermi lì,
Ti criticano perché sei cambiata? Digli, caspita, è vero, tu invece sei sempre lo stesso. Il segreto è vedere il bicchiere sia mezzo pieno sia mezzo vuoto. Le cose vanno viste per intero, perché se ci ostiniamo a vedere solo una parte delle situazioni, magari eliminiamo la parte in cui c'è la soluzione, dice Cristina. Esatto. Dal nostro miglior nemico da bordo piscina. Ieri la mia giornata è stata up, ho avuto le mie richieste di informazioni, vedi, piano piano si va con il cuoricino. Benissimo. Terza frase in inglese. Dunque, we want to become happy too quickly, but we don't know how to be disruptive. We want to become happy too quickly, but we don't know how to be disruptive. Amici di Clubhouse, dovreste sapere che sullo schermo in questo momento c'è un bell'uomo col ciuffo. Accanto a lui, alla sua sinistra, ci sono delle frasi appiccicate in sovraimpressione in inglese, e c'è scritto we want to become happy too quickly, but we don't know how to be disruptive. Questo è un altro concetto fondamentale. Elisabetta dice: vogliamo diventare felici troppo velocemente, ma non sappiamo quanto sia distruttivo. No, non esattamente. We want to become happy too quickly, but we don't know how to be disruptive. Io li ringrazio ad uno, dice Giovanna, riferito alle persone che la criticano, perché io vado sempre avanti anche se mi dicono sì, sei diventata ricca, e lascio loro nel loro spazio a lamentarsi. È una bella vision anche questa, anzi ti dirò, è meraviglioso poi poter, perché è una cosa che sto magari sperimentando anche in prima persona insieme ad Alessia, è meraviglioso poi dare anche un aiuto, una mano a quelle persone che in passato ti hanno criticato, che non meriterebbero neanche il tuo sguardo, e invece è proprio quella la vittoria, fare in maniera che le loro critiche rimbalzino indietro con una grande quantità di amore che tu gli riversi contro. Eccolo, ecco Alfredo con la sua furbata. Vogliamo essere felici troppo velocemente, ma non sappiamo come essere disruptive. Ilaria, vogliamo diventare felici troppo in fretta, ma non sappiamo quanto può essere distruttiva. No. Si è avvicinato Alfredo, ancora qualche secondo. We want to become happy too quickly, but we don't know how to be disruptive. Vogliamo diventare felici troppo in fretta, ma ora non sappiamo come essere dirompenti, dice Monique, ed è il termine corretto. Vogliamo diventare felici troppo in fretta, virgola, perché prima del ma ci va sempre bene la virgola. In realtà la virgola dovrebbe stare attaccata al fretta, per la troppa fretta ho messo uno spazio in più, ma non sappiamo essere dirompenti. Ma dove cazzo vogliamo andare se non sappiamo prendere la vita, a morderla con energia, con dirompenza, con creatività, con arrembante felicità? Tutti vogliono spaccare, tutti vogliono venire a bordo piscina con me, con il tuo miglior nemico che ti porta il vassoio, ma poi nella vita sono slow food, va bene, slow living, ma sono arrendevoli. Sono abituati ad obbedire all'esterno e a disobbedire a se stessi. Non sono abituati a pensare che la cosa più importante sei tu e non le false regole imposte da una certa maggioranza. Vogliamo diventare felici troppo in fretta. Tutti vogliono diventare felici, vogliono risultati subito, ma non sanno essere dirompenti. Persone che aprono il codice in questa industria e che lo chiudono dopo 6 mesi, perché sto andando troppo lentamente, non sto avendo risultati. 6 mesi, certo, perché volevi risultati importanti in un attimo? E che è una truffa? Vai all'università a studiare per fare il chirurgo, dimmi se dopo 6 mesi sei un chirurgo di quelli che si è sistemato la vita. Dopo 6 mesi non hai fatto neanche il primo esame. Vogliamo essere felici troppo in fretta, ma non sappiamo essere dirompenti.
Essere dirompenti significa distruggere le consapevolezze, distruggere, persino distruggere quella corazza negativa che gli altri ti hanno dato, di cui ti hanno vestito. Essere dirompenti significa rompere gli schemi, essere dirompenti significa essere inaspettatamente veloci, essere dirompenti significa essere ossessionati come mai lo saresti stato. Vogliamo diventare felici troppo in fretta, ma non siamo disposti a essere dirompenti. Ma voi non la sentite ogni giorno? Non lo sentite quel fuoco, quel desiderio proprio di fare in maniera frenetica, rompendo gli schemi? Volete veramente venire a Dubai a bordo piscina, nella vostra calma, nella piattezza del già visto? Vorreste veramente riuscire a far parte del 2% che ce la fa seguendo gli schemi mentali tradizionali? Veramente vuoi diventare felice con questa attività e poi metti in dubbio che gli altri realmente ce l'abbiano fatta nonostante ti presentino i risultati? Ma perché non provi a smontare le stupide credenze che ti fanno esaltare chi invece ti incula rispetto a chi semplicemente magari ti dice: a me ha funzionato, perché non ci provi anche tu? La dirompenza è semplicemente anche essere creativi, e la creatività è imprevedibilità. Invece vedo una schiera, la maggior parte di networkers sulla piazza, che sono prevedibili. Io saprei prevedere vita, morte e miracoli di ogni networker solo osservando il suo comportamento emozionale. Ve lo dico sempre: vi imbattete in un networker che inizia e ha un entusiasmo alle stelle, che inizia in maniera dirompente come se non ci fosse un domani, proprio si accende in un istante, chiuderà il codice dopo, a breve, perché la dirompenza non è la stupidità del farsi prendere l'emozione per poi farsi prendere dalla depressione. Siate dirompenti, siate nuovi, creativi, siate differenti da tutto il resto. È questo che fa la differenza, che vi farà arrivare a ciò che meritate, a ciò che desiderate. Vogliamo diventare felici troppo velocemente, ma non sappiamo essere dirompenti, conferma Vale. Esplosiva come voglio essere, e Alessia è il mio faro. Dobbiamo goderci di più ogni attimo, cercare troppo in fretta la felicità non porta ai risultati voluti. La felicità va gustata piano piano come un buon vino. Ma davvero ci sono queste persone? Allora non hanno conosciuto il sacrificio. Buongiorno a tutti da Mesagna. Giusi, io sono con voi da 14 mesi. E da qualche mese ho visto una crescita professionale, ma semplicemente perché prima ho voluto iniziare un mio cambiamento mentale. Sono felicissima di aver fatto questa scelta. Ogni giorno vedo la differenza. È il tuo decorso nell'industria, è quello corretto, perché è bene, anche quando magari all'inizio non si trova la chiave, guardarsi attorno. Perché se a te non sta funzionando e a tantissime altre persone funziona, non sono sbagliate loro, non è il metodo che non funziona, non è il sistema che non funziona, è che devi trovare la chiave. E ci sta che una persona possa impiegare mesi, anni per trovare la chiave. Trovare la chiave, e per trovare la chiave bisogna essere dirompenti persino nello smontare le proprie credenze. E non mi riferisco agli operai dell'IKEA. Ieri ho avuto avanzamento con il tempo giusto, ma avanzo. Godetevelo questo viaggio, godetevi questo avanzamento verso la felicità. Desiderate diventare felici in fretta, e lo otterrete solo se sarete dirompenti. Ma vi sembro normale? Io? Vi sembro normale? Cioè, vi sembra normale uno che da 89 puntate la mattina in diretta raccontando queste cose, con la musica in sottofondo, con le frasine che appaiono qua, con le mie battute che lasciano il tempo che trovano, vi sembro normale? O vi sembro dirompente? Vi sembro, come dire, dissacrante? Sì, lo sono, perché non ho mai visto nessuno durante una live dire ogni tanto "toh, vaffanculo" a chi non crede in te. E invece
se dovesse vedere qualcuno nel mondo tradizionale, ma quello cosa fa? Ma sapete cosa mi hanno scritto? Vorrei farvelo vedere, vediamo se ve lo faccio vedere. Uno tra i tanti messaggi di quelli meravigliosi inviati dalle persone che voglio nascondere il nome di questa persona, eccola qua, guardate. Un signore, non so come nascondere il nome, un signore mi ha scritto: ma che cazzo stai a di? Don Assimiento ti fa una pippa? È uscito anche il nome. Questo perché Don Assimiento era il famoso santone di Vanna Marchi, quello che fu arrestato perché insieme a loro ordivano le truffe, non so che cosa. Quindi io dovrei preoccuparmi magari di dire: ma che cazzo stai a di tu? Ma cosa stai facendo? Toh, dovrei fare io, ripetendo il gesto di Luciana Littizzetto, mostrandogli i risultati straordinari della libertà che mi ha portato questa attività. Ma quindi, dunque, vi sembro normale? Vi sembro normale o vi sembro dirompente? Chi prende parte alle Zoom di formazione che facciamo con il nostro grande team e mi vede lì in quella casellina, ma vi sembro un tipo normale io? Ecco, io provo a essere dirompente, provo a essere sfacciato, ma col buon senso, senza mai dimenticare che il rispetto è la cosa principale, la gentilezza è la cosa che ti premierà, essere gentile con gli altri, contare fino a 25 prima di esplodere, per poi esplodere, perché se non esplodi poi non puoi mostrare di essere migliore chiedendo scusa. Siate dirompenti, imparate a disobbedire a chi vi vuole allineati, imparate ad obbedire a voi stessi, perché le stelle necessarie per abbagliare gli altri sono dentro di voi, non dovete aspettare che arrivino. Siate dirompenti e sarete in grado veramente di fare luce sugli altri e sarete assolutamente in grado di ispirarli. Giusto, lo dico sempre, la chiave è giusta, bisogna persistere ogni giorno, sbatterci il grugno tutti i giorni, palate su palate, così che diventi la persona giusta. Ma dai, è la risposta. No, vabbè, assurdo, sono persone infelici che magari sono i primi che si lamentano di tutto e poi sono pronti a giudicare. Tu sei dirompente assolutamente. Parlano senza sapere, ma alla fine che cos'è la normalità? Dovremmo forse conformarci alla noia di tutti gli altri? No, la normalità è... Sapete qual è la normalità? Quella che viene accettata? È che un papà di famiglia si sveglia alle 6 per uscire alle 7, per essere alle 8 sul posto di lavoro, per poi tornare, dopo tutto quello che c'è nel mezzo, a casa alle 19, alle 20, alle 21. E ti dicono anche che sei un buon padre di famiglia, ti dicono anche che sei un gran lavoratore, perché lavori 12, 14, ma è una brava persona, non fa mancare nulla alla sua famiglia, è una brava persona. È una bruttura terribile. E poi dicono a noi: la normalità porta alla noia, noi siamo felici perché siamo diversi dalla norma. Carismatico, gentile, live da Mesagne, buongiorno. Mi hanno sempre fatta sentire sbagliata perché fuori dalle regole imposte. Ora è la mia peculiarità e il mio miglior pregio. E infatti, non a caso, uno dei mantra di questi giorni, voglio pescare un link che voglio copiarvi qui sotto, è questo. 10 aprile 2021 accadrà qualcosa. Allora ho pensato di creare un gruppo WhatsApp. Vi ho appena messo il link qui nei commenti. Basta cliccare, si entra in questo gruppo e lì dentro non aspettatevi nulla, non accade nulla, non scrive nessuno, salve tranne un buongiorno, un salve così ogni tanto, non accade nulla, ma in questa chat WhatsApp vi garantisco che ci sono dei pionieri, ci saranno dei pionieri, c'è l'opportunità per tutti di essere pionieri per cominciare a godersi questo viaggio in maniera dirompente, in maniera disruptive, in maniera
distruttiva, con accezione buona, perché è arrivato il momento di rompere le regole, come faccio io ogni giorno, e voglio farlo ancora di più, rompere le regole insieme a voi, diventare veramente disruptive per un qualcosa che scoprirete un po' per volta. Quindi la Vale ti hanno fatta sentire sbagliata, adesso è il momento di capire che conti tu e devi ascoltare te stessa. Ciao da Pordenone per Carmen. Sì, sono già entrato e non vedo l'ora di sapere, dice Ilaria. Non chiedere a me la normalità. Questa parola nel mio vocabolario non ci deve più essere. Quando ero normale stavo male. Ora sono un po' folle, ma sto bene dentro. Ieri sera, mentre cercavo di guardare l'intervista live, mio cognato mi passa dietro e mi fa: ma lei è quella che è ricca senza fare nulla? Si riferivano all'intervista di mia moglie Alessia, suppongo. E sì, gli ho detto, voglio diventare come lei e tu continui a lavorare in carrozzeria, senza fare nulla. Ma dai. Senza fare nulla. Ma dai. A me dicono, ma come, ma sei impazzita? Non sei normale, ma cosa ti sei messa a fare? Io rispondo, mi sono messa a vivere, non voglio essere normale, voglio essere viva. A Ilaria e a Nancy, io consiglio di dire, hai ragione, ma dai, hai ragione a non credere le cazzate che dicono i networker, ma fai bene a credere che andrai in pensione fra 20 e fra 30 anni. Ognuno crede a ciò che gli pare. Allora, passiamo alla fase finale di questa puntata di You Leader. Vi rimetto il link su cui cliccare per accedere a questa chat del 10 aprile 2021. E passiamo a chiudere mostrandovi i tre post che ogni giorno vi presento, presi da persone, dai profili di persone che ieri hanno condiviso la puntata di You Leader. Per cui non esitate, condividete ora, in questo momento, premendo condividi questa puntata. Condividetela a che questa sera io vada a sondare tra i vostri profili per tirarne fuori tre. Oggi vi sorprenderò perché ho tirato fuori quattro profili oggi, quattro post vi mostrerò. Giovanna dice, un giorno mentre uscivo da lavoro sentivo la Zoom con le cuffie, mi hanno detto, ti sei proprio infognata. Mentre invece uscire con la propria moglie con le cuffie, con la Juventus nelle orecchie la domenica, è una cosa da persone innamorate della propria famiglia. Ma dai, attenzione, vi presento il primo post del giorno. È questo, lei è Tiziana Barsacchi, mi sembra di averla vista nei commenti questa mattina, tanto di linguaccia e con quello che è il nostro mantra. Una delle cose fondamentali della vita è essere dove volete, quando volete, con chi volete. Quando qualcuno viene a sbeffeggiare o a criticare, ormai non lo fanno più, chissà come mai, quando qualcuno dovesse venire a criticarmi o a puntarmi il dito al dire cosa fai, io rispondo con una domanda e gli dico, ma dimmi sinceramente, tu, in qualunque momento della tua vita, puoi essere, Covid a parte, puoi essere dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi? Non potranno essere dove vogliono. Quando vogliono soprattutto, non possono. Provate a chiedere al datore di lavoro, scusa, devo andare alle Canarie, beato per chi già ci si trova lì, dovrei andare alle Canarie, quando? Domani. Prova a vedere se ricevi subito una risposta positiva. E quelle persone che ci criticano sarebbero persone che hanno trovato la soluzione? Sono persone razionali? Lasciamo loro la razionalità, noi prendiamoci la ragionevolezza, perché io ragionevolmente preferisco impiegare 3-4 anni della mia vita facendo una formazione intensa, inseguendo risultati per poi diventare libero. 3-4 anni, 3-4 anni richiede network marketing per essere liberi definitivamente. Quanto dovranno lavorare nelle aziende, nei supermercati, nelle officine per diventare liberi? Non basterà una vita, non basterà una vita. Quando vi criticano, fate una domanda. Tu puoi essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, come dice la bella Tiziana?
Infatti poi sotto mette il disclaimer specificando che comunque essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, presuppone che ci sia lavoro alle spalle. Dunque, lei è la bellissima Tiziana. Giusto, Tiziana. Piacere, Tiziana, dice Maria. Bravissima, Tiziana, dice Romina. Bellissima la mia bimba, dice Daniela. Bravissima, Tiziana, ribadisce Norma. Una delle cose più fondamentali della vita è essere dove volete, quando volete, con chi volete. Tiziana, giustissimo. Dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. È proprio la trinità dei concetti, la vera libertà. Non è il soldo, il denaro che ti rende felice, non è il conto in banca, è poter essere dove vuoi, è poter essere quando vuoi, e poter essere con chi vuoi. Se si allineano tre sì, è fatta. Bravissima, dice Andreina. Grande, Tiziana, dice Paola. Piacere, Tiziana, grandiosa. Grande, Tiziana, giustissimo. Grazie a Tiziana, che ci piacerebbe poi sapere cosa ha provato vedendo la sua immagine qui su YouLeader. E passiamo al secondo post di oggi. Preparate anche qui i vostri commenti, i vostri applausi, i vostri cuoricini. Anche qui un commento stentoreo. Lei è Barbara Anderlini, che ieri aveva condiviso una puntata di YouLeader. Non l'ho vista sovente nei commenti. Barbara dice: buongiorno, perde solo chi non ci prova. Ha detto tutto. Potremmo annullare 89 puntate di YouLeader. Perde solo chi non ci prova. Ma come stracavolo vuoi vincere la partita della tua vita se non ti metti a giocare? E giocare non significa mettere una firma su un contratto con un tempo determinato o indeterminato, con uno stipendio fisso. Io vengo da un'esperienza di un contratto indeterminato, giornalista iscritto all'albo dei giornalisti professionisti, con uno stipendio fisso che aumentava solo, percentuali minuscole, solo a determinate condizioni. Ma di che stiamo parlando? Come volete vincere la partita della vostra vita? Come volete guadagnare il vostro trofeo se non vi mettete a giocare e vi accontentate della pseudonormalità? E ce lo ricorda la bella Barbara, che dice: buongiorno, perde solo chi non ci prova. È svenuta. Ma dai, le mie bimbe, dice Natasha. Grandissima, verissimo, dice Laura. Bravissima, corto e conciso, dritta al punto. Vedi che ci facciamo bene? Sono felice per Tiziana e Barbara, brave, sempre insieme. Non sapevo neanche di questa vicinanza, di questo contatto, e sono andato, come vedete. Barbara, oggi tutto il mio team vi adoro, non lo sapevo assolutamente. Grandissima, complimenti. Perde solo chi non ci prova. Business, formazione online, team. Molto bene, piacere Barbara, e grazie a Barbara per averci aiutato a riflettere anche su questo. Ci prepariamo al penultimo post del giorno. Il terzo post è questo. Lei è Francesca Buzzi, che dice: non puoi cambiare la vita che hai vissuto in un secondo, ma in un secondo puoi scegliere come continuare a viverla. Tu decidi. Sti cazzi. Quello switch, quel click, quella decisione di non sentirti più come ti hanno fatto sentire, la prendi in una frazione di secondo quando sei pronto. Ecco perché non credo a sì, allora sto pensando, sto studiando, sto pensando, sì, adesso ho deciso di partire, allora facciamo così, adesso poi a settembre inizio, ricomincio a fare attività, faccio i post, facciamo una cosa, adesso mi tolgo, sono impicciata perché c'ho, sai, i bambini c'hanno la dad, ma che cazzo stai dicendo? Francesca ci ricorda che lo switch, la decisione di cambiare la tua vita, la prendi in un secondo,
E poi non ci vorrà un secondo però per realizzare i tuoi desideri, perché sarebbe una truffa. Se vuoi diventare ricco in un secondo, devi prendere un zainetto, farti mettere clandestinamente della cocaina dentro, attraversare la dogana per consegnarla a qualcuno che ti pagherà un sacco di denaro, ma andrai, morirai all'inferno e in carcere, e butteranno giustamente anche la chiave. Quella è l'unica maniera per diventare ricco in un istante. Ma di cosa stiamo parlando? Serve un duro lavoro per far parte del 2% che ce la fa, ma serve un solo secondo per decidere. Quando sarai veramente stanco e spalle al muro, deciderai. Quando sarai pronto, vediamo un attimino i commenti. Francesca bellissima, dice Maria, ma la soddisfazione di riuscire con le proprie forze che abbiamo, figata, smontando tutte le credenze, vuol dire mitica. Franci, grazie Maro, dice Francesca, eccola qui. Daniela, hai visto? Bravissima, dice Maria, bravissima, parole dritte al cuore, sì, emozione, wow Francesca, complimenti, con questo post farai riflettere tante persone. Non bisogna raccontarsi scuse, dice Francesca, adoro, pugno direttamente al viso questa frase, dice Sonia, brava, dovresti fare una rapina per essere ricco rapidamente, non si fa. Francesca, cuoricino. E gli occhi brillanti di Paola per la sua Francesca, il cuoricino di Elisabetta. Non puoi cambiare la vita che hai vissuto in un secondo, ma in un secondo puoi scegliere come continuare a viverla. Non c'è altro da dire, veramente. Bravissima Francesca, bellissima Francesca, aboliamo le scuse. Io in un millesimo di secondo ho preso questa meravigliosa opportunità, eppure sono una mamma, una moglie e tantissime cose da fare, ma non mi pento assolutamente, anzi mi pento di non aver iniziato prima. Brava Francesca, sì, hai ragione, brava, complimenti, tanta roba, dice anche Natasha. Grazie a Francesca Buzzi per questa ispirazione e ci prepariamo all'ultimo post del giorno. Oggi ne ho presentati 4, per quello sono un po' più rapido in questa fase frinale, siamo cotti. Un saluto agli amici di Clubhouse. Io vorrei provare un esperimento. Queste persone che sono nella stanza di Clubhouse, io ora, senza che voi vi accavalliate, sto concedendo il microfono. C'è qualcuno che vuol far sentire la sua voce in diretta? Dovrebbero essere tutti autorizzati a parlare. Vediamo chi... Ah, ecco, dice che i nostri server stanno incontrando difficoltà e quindi la tua richiesta non può essere esaudita. Dacci un secondo e prova di nuovo. Questo c'è scritto in inglese, si è ritorto contro di me, volevo farvi sentire la voce di qualcuno che sta seguendo Clubhouse, che sta seguendo questa puntata da Clubhouse. Non ci riesco, provate ad alzare, ecco, forse ce la stiamo facendo. No, mi rigetta la richiesta. Allora attenzione, quarto e ultimo post. Una coppia stratosferica, Ilaria Calabrese e Alfredo Piliego. I protagonisti della chiusura di questa puntata sono loro, con questo post. Passione, volontà, positività, azioni quotidiane, formazione costante. Un insieme di parole che possono sembrare superficiali, ma che per me sono fondamentali per inseguire e raggiungere il mio, il nostro successo. I nostri obiettivi sono ben chiari e soprattutto concreti. È solo una questione di... Andate a scoprire voi come termina questo bel post... Ilaria e Alfredo, due amici con la maiuscola e con un post che dovrebbe veramente farvi riflettere. Laura, questa è per te. I cuoricini? No, non abbiamo microfono. Ecco, Crizia, stai seguendo da Clubhouse, riprovo a ridare il microfono. No, non va. Anche Instagram fa le bizze. Allora, quanto siete belli, dice Crizia, riferita a questa foto. Mario, dice Ilaria Calabrese, bravi, cuoricini di Ilaria che sobbalza sulla sedia. Belli voi, dice Francesca, grandi Alfredo e Ilaria. Ilaria, Alfredo, mitici, una coppia mitica nella nostra industria. Vi invito a seguirli, grazie, ma grazie a te. Andate sul profilo di Ilaria Calabrese e Alfredo Piliego, andate a vedere che le scuse stanno a zero. Una famiglia straordinaria, grandi, dice Maria, non c'è proprio un microfono. Sì. Meraviglia, bravi.
Molto belli, bravi, stupendi, i cuoricini di Alessia, siete meravigliosi, complimenti, dice Cristina, bellissimi, adorabili, meravigliosi, dice Giusy, abbelli, dice Paola, grandi, bellissimi, dice Andreina. E intanto Clubhouse continua a fare le bizze, vediamo un po' se riesco, vorrei farvi sentire tanto la voce di chi sta seguendo questa puntata live. Bellissimi, belli, dice anche Natasha. Mi piacerebbe, Alfredo forse probabilmente è impegnato, vediamo un po', ecco, ci siamo ragazzi, i microfoni sembra che si stiano aprendo, mentre lascio qui, vogliamo sempre di più, dice Ilaria, non ci accontentiamo mai, uniti e bellissimi. Wendy dice io alzo la mano, ma nada, grazie, dice Alfredo. Sì, c'è una piccola esperienza di errore su Clubhouse questa mattina, però mi confermano che stanno ascoltando benissimo. Allora, Alfredo, non ringraziare me, sono io, siamo noi che ringraziamo te e Ilaria per l'ispirazione che ci avete dato questa mattina con il vostro bellissimo post. Dunque, finisce qui questa puntata numero 89 di You Leader. Domani sarà la 90, la 90esima puntata, la puntata numero 90. Ok ragazzi, è stato mandato l'invito, niente, problemi. Grazie a voi per essere stati qui. Alexa, volume 7, l'appuntamento è domani mattina. Sto disturbando Alessia che sta facendo la sua lezione online di inglese con il suo insegnante o insegnante donna. Cuoricino di Maria o da parte di Natasha. Grazie a tutti, grazie per essere stati qui. Godetevi questa giornata, trasformatela nel capolavoro della vostra vita. L'appuntamento è domani alle 8:45. Grazie a te, grazie a voi. A domani mattina vi rimetto nei commenti il link su cui cliccare per accedere a questa fantomatica chat su WhatsApp riservata e dedicata al 10 aprile 2021. Grazie a tutti voi, grazie per esserci stati. Appuntamento a domani. Buona giornata a tutti. Grazie a voi. Grazie. Ci vediamo domani alle 8:45. Sempre qui. Ciao.